Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntatona dal colore di scrittura creativa. La progettazione narrativa dei grandi autori di fantascienza. Il meccanismo del ricordo. Recall Mechanism, World of If, luglio 1959, Philip K. Dick. Fabula, l'ennesima permutazione del tema del viaggio del tempo mescolato in colore New Age. Dick ritorna sul tema del viaggio del tempo, mescolando al timore dei danni, diciamo, per la popolazione USA causati dagli esperimenti nucleari americani nel Nevada, Test Site, nel 1950, nei periodi intorno al 1950. Ritorna in questo racconto il timore di Dick poi per una guerra nucleare USA contro URSS. Dick immagina che le radiazioni delle esplosioni nucleari avrebbero creato esseri umani mutanti, con superpoteri latenti o pieni, dimestando dalla favola dell'uomo dorato. Sempre di Dick. Dick reintroduce nella favola in modo tacito la figura dei MIP, uomini in nero ben vestiti, e poi aggiunge il tema delle fobie. Nel complesso un bel racconto da leggere, ancora oggi interessante per un osservatore del XXI secolo. Narratore esterno, non onnisciente, invisibile e focalizzabile sui personaggi, sempre un po' troppo lunghi, a mio avviso, i dialoghi di Dick, che ho dovuto editare un pochino per rendere l'intreccio più scorrevole. Format: non è un racconto di fantascienza, infatti nella favola non c'è nemmeno un elemento di tecnologia, ancorché black box, proprio tecnologia zero. È un racconto New Age centrato sulla fobia di cadere, mescolato ai timori del 1959, guerra nucleare, USA contro URSS, radiazioni degli esperimenti nucleari, eccetera. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.